Tribuna Sport, quarta e ultima parte. Durante lo stacco pubblicitario ci ha raggiunto il maestro Tony Frassanito, che è qui presente. Buonasera, buonasera, buonasera Tony, buonasera. Maestro di Francesca Spennato, maestro di Giorgia Pino, maestro di canto anche di Davide Mogavero e di un'altra artista che sta andando bene ultimamente. Tony, vienimi incontro. Ci sono anche tanti nomi alti da fare, però sì. Volevo ricordare l'ingresso a The Voice ieri di Sara Fellini, ecco, una ragazza di Matino, molto brava. Sara Fellini di Matino. Insomma, sembra avere la bacchetta magica, Tony, eh? Sembri avere la bacchetta magica. Se avessi la bacchetta magica farei altri miracoli, non quelli canori, magari monetari più che altro, ecco, o di salute. Tony, si lavora. Da si quanti lavora. Anni, Tony, in questo campo? Io a 7 anni già sono in banda. Già suonavi a 7 anni? La banda di Sogliano, nel mio paese. E sai suonare quanti strumenti, Tony? Tutto meno il violino, diciamo. Tutto? Meno il violino. Chitarra, pianoforte, sì, organo, sì. Organo, anche la batteria? Non è che sono un batterista, però il beat, il terzinato ce la fai, tromba, sai. È bravo il maestro quando stai... È severo? È severo, Francesca? No, no, c'è il microfono? No. È severo? No. Non è severo. Vi aiuta ad andare piano piano verso la qualità, sì, è sì, vero? Sì. Non grida. Ma ogni tanto sì, lo sapevo io, infatti lì volevo arrivare, ogni tanto sì. Quale formazione per pungere le Vespe? Questo è il titolo finale che chiude l'argomento Lecce. Domani sera, quale formazione per pungere le Vespe, Stabiesi? Ecco qui, abbiamo usato questa frase, diciamo, ironica, pungere le Vespe, eccole qua le Vespe, le vedete? Squadrone, quale formazione nel Lecce? Caglioni è stato perdonato, giocherà. In difesa non si sa chi sarà il terzino destro, i centrali saranno Minetò e Diniz, a sinistra Lopez, a destra uno tra Beduschi e Mannini. Centrocampo, se il 4-3-3 sarà confermato, bisogna vedere quale sarà il centrocampo perché Bogliasino non ci sarà e quindi Lepore probabilmente. E poi è tutto da vedere. In attacco dovrebbero giocare Embalo, Gustavo e Moscardelli, ma nemmeno questo al momento è molto chiaro. Allora Pippi, velocissimi, però abbiamo 10 secondi a testa. Lui è tutta una formazione, se alludi alla formazione, Bruno, forse non lo sa nemmeno l'allenatore stasera, sì. Quindi non possiamo certamente saperlo noi. È lo spirito domani sera che dovrà prevalere prima ancora del modulo o dell'impostazione tattica, perché in Serie C soprattutto le partite non si vincono solo o tanto per la disposizione in campo, ma anche per la partecipazione agonistica, per quella vis che dicevi te, no? Sì. E domani sera il Lecce dovrà essere animato proprio da questo spirito, torno a dire diverso, tentando di vincere senza esporsi più di tanto, scusa le cose, al contropiede e alle ripartenze avversarie. L'augurio di tutti è quello di vederla tornare a vincere, fare 4 vittorie su 5 partite e un bel... Secondo te Mannini giocherà a centrocampo in difesa? Sì, secondo me giocherà a centrocampo? Sì, insieme all'Epore. Davanti Moscardelli e poi dovrei, secondo me, buttare in mezzo la mischia di nuovo Dumbia, che è abile, potrebbe inserirlo a posto di uno dei due esterni. Herrera potrebbe stare a centrocampo? Anche. Sicuramente Mannini giocherà a mezzo al campo. Pippi ha detto quello che servirà come caratteristica al di là della formazione. Sì. Le caratteristiche che serviranno, quali sono, Gidi? Caratteristiche a livello caratteriale della squadra è la forza, l'impeto, gente, abbiamo parlato prima di attaccamento alla maglia, Lepore in campo. Il campo sarà comunque molto pesante. Anche se si giocherà, sarà pesante il campo. Sicuramente gente fisicamente ben messa, non gente leggerina, quindi gli esterni devono essere diversi, perché sennò non rischiamo di dare che ce ne due... tanti pesanti. Pesanti no, però magari si può essere la duttilità tattica, no? Sta bene Miccoli, Pittorello, certo. Moscardelli, Dumbia, che magari è più certo, pesante, certo, fra virgolette, di Embalo e non mi viene il nome, Gustavo. Quindi cercare una squadra una squadra bella tosta. Un grande, immenso in bocca al lupo a Lecce, a Bollini. Insomma, se si vince domani sera si fa un bel passo avanti.
Guardate questo titolo che riguarda il Gallipoli, ce lo fa vedere il nostro Milan, nostro operatore di questa sera. Eccolo qui, blitz salvezza, il Grottaglia non graffia, blitz il Gallipoli, grande vittoria, è la strada giusta, ma ora restiamo uniti, insomma, Gallipoli, blitz salvezza, va a vincere a Grottaglie per 2-1 e si piazza al centro della classifica. Sant'Onocito è stato anche stavolta un grande, ha segnato il primo gol, poi ha segnato Di Maira. Insomma, questo blitz straordinario in un momento molto delicato, perché voi avete ottenuto due vittorie consecutive, diciamo che vi hanno tirato fuori il momento più delicato di tutta la stagione, perché venivamo da un fallimento, era quasi fallita la squadra. Mamma mia. E la nuova presidenza ha risollevato le sorti di questa società compiendo un vero e proprio miracolo, perché nel giro di un giorno e mezzo si è fatta una intera squadra di 25 giocatori. È una cosa impossibile. Un giorno e mezzo. E non avevamo neanche l'abbigliamento il primo giorno di allenamento, quindi è saltato il primo. Ci siamo allenati solo per venerdì sera e sabato mattina, e poi siamo andati a giocare in campo col Bisceglie, dove abbiamo ottenuto un grande risultato. Poi ci sono stati altri problemi che comunque ora abbiamo superato, e con l'innesto di mister Mangiapane in panchina insieme a Massimo sta dando i frutti sperati. Certo, è una coppia di, insomma, Massimo, ce lo ricordiamo, calciatore capocannoniere del Gallipoli ancora. Insomma, ce lo ricordiamo, calciatore, un giocatore mancino molto bravo tecnicamente. Insomma, Mangiapane lo conosciamo molto bene, una forza della natura, vero? Mangiapane, sì, è una forza della natura. Ha fatto le categorie importanti, il calcio vero. Ma tu l'hai visto tirare in allenamento di sinistro? Ma è una bombe, scala. Calcio solo di sinistro. Ma vere bombe se sono. Calcio veramente da qualsiasi parte, calcio da angolo, destra, sinistra, da centrocampo, da qualsiasi parte, sì. Calcia sempre. Sì. Costruito la sua carriera. Lui preferisce il calcio fisico o il calcio tecnico? O tutte e due? Ma diciamo che un mister a cui piace giocare a calcio, però in queste categorie, nella situazione in cui stiamo, il fisico. Ci vuole anche la fisicità, certo. Altrimenti, come diceva il mister, con le semplici tecniche non senti Ugo, voi tu vieni qua, intanto hai parlato della tua società, il presidente Quintana con tutto lo staff, sì. Nuovo, no? Sono saltati due allenatori, però insomma, no? Voglio dire, sì, non è stato facile. Non è stato facile, già quando si cambiano allenatori è difficile, poi cambiarne due, arriva il terzo, quarto, è ancora più difficile, però siamo fiduciosi e l'abbiamo dimostrato con i risultati, perché siamo sulla buona strada. Ecco, il presidente Quintana è entusiasta di queste due vittorie sicuramente, no? Molto contento, perché lo salutiamo, tra l'altro sarà nostro ospite nelle prossime puntate, in una delle prossime puntate. Sarà entusiasta, chiaramente. Assolutamente sì. Che emozione. Però, finisci. No, dicevo che ora ci aspetta un big match, ecco, contro la capolista. Adesso avete questa partita contro l'Andria, no? Ci sono 400 andriesi che stanno arrivando a Gallipoli, ci sono stati nel passato recente delle rivalità accesissime, sì. Ricordiamo quel giorno in cui il presidente Barba, Vincenzo Barba, entrò in campo, la partita era stata sospesa con i tifosi dell'Andria in campo, insomma riuscì a calmare i tifosi dell'Andria e si riprese a giocare, no? Sì, è un match infuocato quello che ci aspetta domenica, e ci stiamo concentrando per affrontare al massimo questo impegno, per dare una gioia alla società, a noi stessi e a tutti i tifosi e alla città di Gallipoli. Senti Ugo, ci sono notizie preoccupanti per l'Andria, nel senso che da quello che sentivo rischiano dei punti di penalizzazione. Però ora per un giocatore che sì, sarebbe stato un tesseramento, avrebbe un doppio tesseramento e quindi irregolare. Ora quindi sarebbero aspettiamo. Perse tutte le partite in cui ha giocato quel giocatore? Non si sa, non perché ora vediamo cosa decide il giudice. Certo, vediamo. Sarebbe una tegola terribile per l'Andria una cosa del genere. Assolutamente, perché dopo aver fatto un campionato così bello, rischi di... Mamma mia. Ugo, speriamo, vi basterebbe il pareggio con l'Andria secondo te? Noi abbiamo la mentalità che ci sta dando il mister, quella di andare a vincere ogni partita. Poi se non si vince neanche si perde. Però il nostro obiettivo è sicuramente portare a casa i tre punti. Dimmi, che effetto ti fa giocare su quel campo in sintetico, dove hanno giocato Ginestra, Di Gennaro, Vastola, Esposito, dove c'è stato Giannini, allenatore di quel Gallipoli meraviglioso,
che andò in Serie B superando la Salernitana di Re Artù, di Re Artù. Sì, eh? È sempre un'emozione giocare, poi quando questo campo è stato calcato da gente, come dicevi tu, importantissima, fa sempre emozione. Però speriamo che questo stadio sia pieno di tifosi, che renda ancora la cosa più L'altro bella. Giocatore importante di quell'anno fu Munari, il francese, no? Il francese, l'esterno sinistro, l'esterno di sinistra. Insomma, una grande avventura quella del Gallipoli di quest'anno, sicuramente una parola la vorranno dire Pippi ed Egidio, prego. Sono contento che si sia riusciti a riportare il calcio a Gallipoli, perché è una piazza del genere, la seconda squadra secondo me del Salento, è un campo è carino, la gente partecipa, tifoseria calda, e speriamo che dopo questa annata, che si sono limitati i danni, magari si possa programmare un qualcosa di importante l'anno prossimo. Alle spalle del Gallipoli ci sono altre due piazze che fremono, che vorrebbero andare in Serie D, sono il Nardò e il Casarano, che è incappato in una stagione non tanto brillante, a metà classifica, si è ripreso, ma insomma credo sia troppo tardi per aspirare alle posizioni di vertice. Insomma, Nardò e Casarano, che hanno una storia eccezionale, vorrebbero stare in Serie D come il Gallipoli per creare un quartetto, Lecce, Casarano, Nardò e Gallipoli, no? Per poter rivivere il calcio, sarebbe l'ideale, però per rivivere il calcio ad alti livelli. Pippi, sul Gallipoli? Sinceramente sono sorpreso e faccio i miei complimenti prima di tutto al presidente Quintana e al suo direttore generale, io lo conosco e lo salutano, ma anche alla squadra, perché tutti quanti davano oramai per spacciato il Gallipoli dopo le vicende societarie che ha descritto l'amico. Però c'è un altro fattore qua io vorrei citare, c'è il giocatore di cui si parla, che indirettamente potrebbe, da quello che so io, può darsi che mi sbagli, questo si chiama D'Agostino. Quest'anno ha giocato col Siena, con l'Andria, adesso sta giocando a Benevento. Cioè, non si capisce i regolamenti federali, anche perché certo. Oggi, come dicevi te, no, perdono tutte le partite. No, sembra, ipotizzano che c'è una penalizzazione di un punto a partita, addirittura, leggevo sui giornali, a secondo della posizione dell'Andria in campionato. Cioè, arriviamo all'assurdo. All'assurdo proprio. Modifica in corso, modifica dei regolamenti in corso d'opera. Comunque si vedrà, naturalmente ancora non possiamo. Ugo, il Gallipoli torna a dire. Ma... Senti Ugo, tu giocavi nel Lecce, no? Poi mi sei andato via, hai giocato due partite in Serie A, sei andato via e. Sì, rammaricato, perché speravo di continuare nel Lecce, purtroppo la nuova società ha deciso in altro modo. Peccato, spero che in futuro, magari in categorie superiori, riusciremo a portare. Hai avuto momenti di scoraggiamento? Hai avuto un momento di crisi? Momenti di scoraggiamento comunque ci sono sempre, perché quando cresci in una città da quando ho 8 anni, fai tutto il settore giovanile, conquisti la nazionale. Ti eri affezionato molto a Lecce. Assolutamente. È chiaro. Però insomma, sempre giallorosso sei. Sempre giallorosso. E insomma, col Gallipoli, con questa nuova società, magari c'è da fare. Speriamo di ambire, anche, non si sa mai. Ritornare da professionisti potresti, anche perché sei giovanissimo, 25 anni per un portiere significa essere giovanissimo ancora. Se tolgono queste regole, il portiere entra nella maturità a 30 anni, insomma, 28-30 anni. Quella è la maturità. Purtroppo in Italia, con queste regole, già a 24 anni sei considerato vecchio. Quali regole, scusa? Dell'età media, degli under. Che c'entra? I campionati professionistici, l'età media non c'entra più. C'entra, in C c'è l'età media. Io parliamo di Serie B, di Serie A. Serie B, Serie A, poi tornare ad altri livelli. In C sono quelle, però. Anche in C non credo che ci siano imposti fuori quota. Non sono imposti. Allora signori, noi vorremmo farvi vedere un attimo, se la regia mi manda in onda le schermate, Voglia di Lecce, prima cordata, giusto per informarvi su cosa sta succedendo. Oggi saremo poco più lunghi in trasmissione perché troppi argomenti. Voglia di Lecce, prima cordata, Morabito, Fattizzo e Mister X. Morabito è stato qui con Fattizzo nei giorni scorsi, la trattativa, l'incontro sta procedendo, diciamo così, a fari spenti, a riflettori spenti. Chi è Mister X? Guardate il nostro regista come ce lo ha individuato col punto interrogativo. C'è un Mister X alle spalle di questa coppia di agenti FIFA. Prima cordata, seconda cordata, vediamo. Seconda cordata, Milani-Lippolis, e si è aggiunto Moschettini. Eccolo, Moschettini, lo vedete con la giacca marrone, un altro imprenditore molto famoso. Bene, questa è l'altra cordata che starebbe aspettando l'esito
della trattativa tra la famiglia Tesoro e la prima cordata, usiamo il condizionale in assoluto, starebbe aspettando l'esito della trattativa tra la prima cordata e la famiglia Tesoro. Terza cordata, tutta Salentina, Ingrosso, Barone, Tundo, Fatano e Mister X. Anche qui c'è un quinto che ancora non è venuto allo scoperto, ma c'è di sicuro un quinto socio, un quinto socio. Quindi anche qui Mister X. Guardate. Allora, ma proprio brevissimi, cosa succederà? Cosa ti dice il cuore? Mi viene da ridere Mister X. Il cuore mi dice che attendiamo con ansia queste trattative, poi se la famiglia Solo deciderà di cedere la società, ci sono dei presupposti giusti per cedere la società, gente seria, penso che lo facciano. Dai nomi che ci stanno, una vale l'altra, l'importante è che poi alla fine si tirano fuori i soldi, no? Tony, ma tu sei tifoso calcisticamente parlando? Io ero tifosissimo del Lecce, eri? Andavo sempre in Curva Nord. Veramente? Sì. Pensa che c'è una foto quando il Lecce è stato in Serie A il 13 giugno. Facevo... 85? No, non mi farò così grande. Beh, Serie A è andato allora. 90. Ah, quando stava in Serie A. 90, della terribile Serie A, era il 13 giugno, era Sant'Antonio. Io suonavo il pianoforte, mi ricordai che era domenica, che c'era Lecce, Vicenza, una cosa del genere. Andai a passaggi, mi beccò uno con la 500, arrivai barba lunga a sciarpa e poi mi sono fatto il bagno nella fontana e sulla Gazzetta dello Sport uscì una foto, i tifosi del Lecce festeggiano ed era la foto mia in primo piano nella fontana. Veramente? E ce l'ho ancora. E ce l'hai ancora quella foto? Sì, la prossima volta ce la porti, Tony. Guarda che non sto scherzando. Ce l'ho su Facebook. Non sto scherzando, ce la fai. Ti vogliamo vedere che fai il bagno nella fontana, insospettabile, Tony, non l'avrei mai detto. Mero giovane. Promozione del Lecce forse del 93 con Bruno, sì, Bolchi, allenatore? Sì, con Bolchi. Con Bolchi, la squadra del 93. L'ultima partita Lucchese. Se non con la Lucchese. Che con la Lucchese. Abbiamo aspettato che doveva finire l'altra partita, perché Lecce aveva vinto, o pareggiato, forse pareggiato 2-2. Vincemmo la partita, però dovevamo aspettare. C'era l'Ascoli, giocava l'Ascoli in contemporanea. C'era il pareggio da un'altra parte, Ascoli Siena. Allora fu casino. Fu quella, una delle più belle promozioni di quelle ottenute a Lecce, quella lì. Vissuta. Una squadra giovane. 13 giugno, se sbaglio, la settimana dopo avevo gli esami di decima. Con la squadra, non l'avrei detto, andremo in profondità sulla foto. Allora, tra poco la canzone che chiuderà la serata. Abbiamo qui Floriana Carichino, Gallipolina, studentessa di giurisprudenza, hobby palestra. Perché palestra, Floriana? Prendi il microfono. Perché palestra? Perché comunque bisogna alzati, devi alzarti anche tu adesso. Mamma mia, ma chi è più alto? Sei più alta tu? Sì, forse sì. Sei più alta tu, mamma mia. Non fai la modella, non si direbbe, Floriana. Però comunque un metro 80? 1,75 metro. Ecco, però col attacco 12 arrivi al cielo. 1,85. Allora. No, non faccio la modella, però comunque bisogna mantenersi in forma. Sì. Mente sana in un corpo sano, così si dice, quindi... E quindi cerchi di mangiare giusto, sinceramente, fai palestra... Cerco di mangiare il giusto, ecco, certo. Non esagerare, l'eccedenza non fa mai bene. Certo. E poi 3 volte l'allenamento, un'ora... Sì, statuaria quello... direi, giunonica come si dice, statuaria e giunonica, con questa passione per la giurisprudenza. Questa Ma passione. È stato chi a dirti... Questo. Guarda, in realtà alle scuole superiori non ero molto portata, anzi era l'unica professoressa, quella di diritto, che se adesso mi ascolta non so cosa potrebbe succedermi, che comunque con la quale non andavo molto d'accordo, però successivamente mi prese in simpatia e mi disse proprio lei di intraprendere questo percorso. Devo dire grazie anche a lei, comunque era una passione che mi portavo da tempo. La regia ci fa vedere adesso delle foto che ti riguardano, e poi io volevo chiederti, tu sei gallipolina, esatto, però hai vissuto 3 anni a Bologna, sì. Cosa ti piace di Bologna? Mi piace comunque l'organizzazione che un po' manca a Gallipoli, perché nonostante sia una bellissima città, io sono di parte, manca diciamo quella che è l'organizzazione anche a livello invernale, perché mentre Bologna funziona come un orologio, sempre, no? funziona come un orologio, è vero, è molto caotica, però Bologna è una città che funziona, effettivamente la conosciamo. E invece a Gallipoli cosa ti piace e cosa non ti piace? Beh, innegabile il mare, perché abbiamo un mare bellissimo e poi l'estate insomma fa grandi numeri Gallipoli, quindi è una meta molto ambita. Tu sei per la Riviera Sud o la Riviera Nord? Riva Bella oppure la Riviera del Lido San Giovanni?
Baia Verde. San Giovanni, Baia Verde, ovviamente. Perché... Tu sei di là, sei Baia Verde. Sì. Sei Baia Verde. Non so, forse ci sono problemi tecnici per quanto riguarda le foto, se ho capito sì. bene. Ok, no, va bene, allora non è un problema. Non è un problema, le rivedremo un'altra volta. Le vedremo, anzi, un'altra volta. Senti, Floriana, questa simpatia per l'Inter è stata una contaminazione familiare, di papà? Diciamo, sì, una contaminazione familiare, tutta la famiglia interista, e quindi io per forza di cose non potevo essere juventina. Sennò quindi papà quando l'Inter vinceva con Mourinho, chissà che succedeva a casa, non sì. dormivate, no? Papà esatto. era... faceva così. Ma lo vuoi salutare papà o mamma? Chi vuoi salutare? O amici? Papà. No, voglio salutare tutti. Tutti. In particolare una persona, posso? Senza cognome, sì, soltanto il nome. Vorrei salutare tutti i miei amici, sì. Paolo in particolare. Paolo. Senti, a Gallipoli ti vedono i tuoi amici? Sì, ti stanno vedendo? Non lo so, non ho fatto pubblicità sulla questione. Tanto ci sono le repliche domani, ti vedranno sicuramente. Il mondo del calcio, tu non lo frequenti, non ti piace, no, ma c'è una cosa che ti ha mai attratto, a parte l'Inter, l'Italia quando ha vinto i mondiali? Beh, sicuramente. Sei andata a Gallipoli, dentro Gallipoli a festeggiare? A Lecce. Abbiamo festeggiato, abbiamo esultato, ma solo perché è una cosa coinvolgente, mi sento appartenente insomma a questa certo. nazione, altrimenti... Certo. Un'ultima battuta, nella giurisprudenza e nella vita, hai detto che bisogna essere aggressivi nella giurisprudenza. Competitivi, non aggressivi. Competitivi, ma è bene vincere sempre con la ragione nelle cose oppure con il cuore? Guarda, io ho un'idea del giusto, quindi credo certo. che il cuore sia importante, anche se nel mio campo il cuore viene messo un po' da parte a volte. Quindi io la penso così. Guarda, la telecamera ha raccolto questa tua verità assoluta. E spero che sia una verità di tutti. Una verità assoluta. Ti ringraziamo per aver partecipato. Grazie a voi. Allora, io vorrei qui la nostra cantante, vorrei prima di congedarci farvi vedere una cosa, ma proprio en passant, guardate, questa è la manifestazione di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, la notte dei gladiatori che si è svolta al Palasport di Lecce. Elio Stim l'ha organizzata in memoria di Aldo Satriano, la notte dei gladiatori numero 4. Bene, è stato un successone, palazzetto pieno di gente, 12 combattimenti di cui uno femminile, e si è combattuto in tre specialità: il Fight Code, l'MMA e il Muay Thai. È stata una serata pazzesca quella di sabato. Vogliamo fare ancora un complimento particolare ai maestri Andrea Presicce e Alessandro Centonze di Losini, che hanno organizzato questa serata a livello nazionale. Allora, caro Tony, vuoi venire un attimo qui? Ce la presenti tu stavolta, la tua allieva? Diamo il microfono a Tony, vieni anche tu. Sto Francesco. Qua, sto seduto. Vuoi stare seduto? Alto di 1,80. Allora, lei ha questa dote vocale, tu l'hai capita subito. Qua. Cosa Come è nata questa... Beh, non è che quando ho cominciato avevo questa vocalità, avevo una voce proprio fina, diciamo, no? Sì, dai, quando cantavi, quando c'era Scano quella volta, ti ricordi? Sì, ad Alezio, forse nemmeno ti ricordi, di piccolissimo, di 7 anni, forse. Vabbè, ma erano canzoni di cartoni animati. Credo che se adesso tu cantassi canzoni di cartoni animati non le canteresti come quando cantavi quando avevi 7 anni, ancora aveva la voce... Da bambina, chiaro, poi piano piano. Si matura, si cresce. E adesso la sentiremo nell'ultimo brano e poi ci sarà subito dopo la sigla. Dove c'è musica la tua scuola, no? Si chiama così. So che forse state pensando anche ad una trasmissione musicale, non diciamo ancora nulla. Stiamo pensando a un programma musicale, tipo un talent senza sfide, però giusto per dare spazio ai ragazzi, certo. anche per fargli fare esperienza negli studi televisivi, perché adesso la musica è anche soprattutto televisione. Certo. Senti Tony, in una parola, come ti spieghi questo boom dei cantanti salentini degli ultimi 5, 6, 7, perché forse 10 anni? Noi siamo Negramaro... stati sempre regressi, no? Io mi ricordo, per farmi conoscere, dovevo andare a Roma con il treno ogni volta, portavo la cassettina, poi dovevo ritornare e non avevano sentita, quindi era molto difficile, non c'erano i soldi. Adesso tramite internet si arriva a tutte le parti. No, perché Dolce Nera, Negramaro, Emma Marrone e Amoroso. Cioè, ma ce n'è tanto. Domenico Modugno è stato il primo, no? In realtà. Sì, voglio dire, ma ce ne sono tanti erano altri. Erano altri tempi. Perché adesso... qua da noi c'è la... come si dice, la fame, la voglia di arrivare, mentre in altre parti d'Italia sono un po' pigri, molto pigri, o già sono arrivati prima. La fame, la voglia di arrivare, mi viene in mente Lepore nel Lecce, no? Capisci? È proprio questo il concetto, Pippi, mi viene in mente Lepore.
Allora, la vogliamo sentire? Certo. E poi salutiamo. Prego, vai. Francesca, a te quale canzone ci fai sentire adesso? It's So Quiet. Di? Bjork. Benissimo, sentiamola Francesca e poi salutiamo il nostro pubblico. Vai Francesca. It's oh so quiet. It's oh so still. You're all alone. She's so peaceful and dear. You're finally lost. Simple. The sky above us. Simple. Yes, Kevinier. Wow, wow. You never be so at another guy's. You wanna crack, you wanna cry. You close your heart, you hope to die. Please over. And it's nice and quiet. But soon again starts another big riot. Your planet feels simple. To take the cats and lose symbols. So what's the use? Wow, wow. Of a little love. It's oh so quiet. It's oh so still. You're all alone. It's so peaceful and dear. You're in the bed, being there. You're so tired, yeah. You broke despair. This world have no so hard tight. The no mistake, this is it. The no mistake, this is it. To be sober. And then it's nice and quiet. But soon again stars another big riot. Your blood feels simple. The day the cats lose symbols. So what's the use? Wow, wow. Oh, finally low. The sky again. The day the cats lose. Your blow, 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 blow your pulse. When you fall in love. Francesca, Francesca. Grazie. Tribuna Sport, allora complimenti ancora vivissimi. Ma come fai a cantare queste canzoni così complicate, Tony? Cioè, questa è una canzone difficilissima, sì, da eseguire. Sì, sì. Difficilissima. Lei fa gli viene tutto facile. Facile, ma infatti stiamo notando, anche vedevo anche le nostre ospiti Floriana e Francesca. Bisogna anche avere il talento, no? È vero, quello è il talento. Il calcio, l'allenatore può essere bravo, ma se hai quello è il talento, mi confermo. Non fare niente. Certo, certo. Cioè, Sacchi ha vinto col Milan perché aveva i migliori del mondo. Io magari posso fare anche belle figure perché ci sono c'è il talento. Ragazzi come lei, c'è il talento. Bene, allora noi ringraziamo il talento di Francesca Spennato, ringraziamo Floriana, Sharon, che sono state con noi, il maestro Tony Frassanito, il nostro grande opinionista Egidio. Salutiamo Ugo, al quale auguriamo di vincere questa partita con l'Andria. Tutti a vedere Gallipoli-Andria domenica, a che ora si gioca? Ricordiamolo.
alle ore 15 domani sera, naturalmente appuntamento al Via del Mare 20:45 per Lecce Juve Stabia. Pippi, la tua Juventus, quanto è finita la partita della Juventus? Fatemi sapere. Ha vinto la Fiorentina, la tua Juventus stasera non è andata bene. Pippi Leo, grazie a Pippi, ci vediamo giovedì prossimo, non mancate con altri ospiti eccezionali, commenteremo naturalmente tutte le gare del Lecce che giocherà anche, come sapete, nel turno infrasettimanale. Alla prossima settimana, buonanotte, ciao, grazie!